sì, con il presidente Sprilli abbiamo voluto stamattina fare una conferenza stampa prima che si completasse il resto delle domande. Noi abbiamo sempre lavorato rimodulando risorse anche questa volta, perché non lo puoi dire prima, perché rispetto a una platea, perché è stata allargata ai professionisti, abbondanti in modo da mitigare questo ordine cronologico che è il famoso click day. Stamattina tra l'altro ci siamo svegliati perché c'è anche l'inneggio, l'avete visto, non funziona anche la Calabria, le nostre piattaforme hanno sempre funzionato e c'è stato un attacco hacker a questa piattaforma che non è mai saltata, quindi alle 10 ci sono già 10.000 domande caricate e adesso sono a 18.000, per cui il tema della conferenza di oggi è di tranquillizzare tutti gli operatori economici, i professionisti, i lavoratori dello spettacolo, che il contributo, diciamo, a meno che uno non ha sbagliato la domanda, che è la cosa più semplice, arriverà a tutti. E tra l'altro la notizia era oggi in conferenza stampa che saranno ricompresi anche quelle imprese che avevano preso il primo contributo, diciamo, a fondo perduto a giugno, ma che dovevamo escludere in una prima fase proprio perché, per quanto chiusi da DPCM ministeriale, dovevamo poter garantire anche quelle che non avevamo mai preso, per cui sarà riaperto dopo il 30 e allargato quindi alle 14.250 imprese, che significa parrucchieri, ristoranti e altro, quindi insomma ci sembrava doveroso, sempre con la prudenza, ci ha sempre contraddistinto, una volta diciamo riaperto questo bando, poter dire che questi contributi, questi 65 milioni messi per dare linfa aggiuntiva, perché non siamo tenuti a fare aiuto alla nostra economia, anche questa volta arriveranno e stiamo lavorando per darli nei tempi giusti, come è accaduto anche a giugno. 65 milioni destinati alle microimprese, destinate ai liberi professionisti. Un lavoro eccellente che l'assessore Orsomarso ha portato a termine, devo dire, con grande perizia, perché è giusto continuare a dare segnali di vicinanza del palazzo, di questo palazzo con le porte ormai aperte, di questa amministrazione Santelli che continua a operare nel nome della nostra Presidente, che è sempre qui con noi. E noi siamo soddisfatti di questo secondo bando, perché non era così prevedibile. E devo dire che anche se si tratta di una quota di 1.500 euro, che in un certo qual modo può sembrare forse anche minima rispetto ad anni che hanno ricevuto le imprese, però è un modo per stare vicini ai nostri corregionali, anche in questo momento di grande confusione, devo dire, perché il governo non ci sta aiutando con le incertezze, con questo stato di ansia che ci mette addosso tutti i giorni, con nomine che dovrebbero arrivare e poi non arrivano, per cui noi ci stringiamo sui territori tutti quanti insieme in maniera tale da poter superare. Poi aspettiamo anche le risposte da parte del governo centrale.